Bentornati con un nuovo episodio della serie Lo finisco con Mission 1CC. Questa volta andremo nell'ambito cinematografico e infatti ho deciso di portarvi il videogame Robocop. Il nostro personaggio dovrà vedersela con molti nemici disseminati per tutti i 7 livelli, tra cui ovviamente i temibili boss. Dopo il secondo e il quarto stage avremo l'opportunità di aumentare la nostra barra di energia e allo stesso tempo riacquistare la vita grazie a dei bonus stage. Non mi resta altro che lasciarvi la gameplay, dove questa volta ho deciso di inserirvi il commento spiegando per filo e per segno quello che accade e sulle varie tecniche che ho usato contro i relativi boss. Per cui la caccia al 1CC può partire. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Si comincia quindi con il primo stage. Qui una scarica di pugni per i nemici. Dunque, quando arriva la moto bisogna abbassarsi e poi aspettare che ti viene incontro e colpirlo, anche se qui non è andato a buon fine, infatti mi ha tolto un po' di energia. Qui finalmente ti attiva la pistola e in pratica non c'è nulla di complicato, di solo evitare i colpi altrui, effettuare dei salti quando serve. Poi ci sono questi con le bombe, che quando la granata ti arriva vicino, in pratica o la eviti saltando, spostandoti, oppure puoi colpirla e in quel modo scoppierà. Qui andiamo avanti e arriviamo al primo boss. Basta mettersi qui all'angolo, sparare, poi quando si avvicina tu devi fare la stessa cosa, in modo che lui punti a sparare su di te e quindi in basso senza colpirti. E in questo frangente io ho deciso di consumarmi la pistola, che ti dà 3 colpi, perché è utile durante lo stage quando ci sono molti nemici, ma con i boss è meglio utilizzare l'arma comune. Si va quindi con il secondo stage. Qui liberiamo subito la fanciulla, che ci ridà un po' di energia. Qui la comparsa di un nuovo nemico, quello con la motosega. Qui mi sono fatto colpire, però è facile evitarlo. Bisogna approfittare quando lui fa quel salto che vola in aria, noi lo spariamo riducendogli l'energia e quindi poi una serie di colpi e va giù. Qui ho l'arma più potente, quindi riesco a farlo fuori facilmente, mentre ora c'è una tecnica per risparmiare i colpi dell'arma speciale. In pratica bisogna aspettare che il nemico ti venga vicino e solo allora azionare il tasto. In questo modo Robocop colpirà il nemico con i pugni e non bensì con l'arma, risparmiando quindi i colpi. Qui si va avanti, vari nemici, dalle finestre pure, qui anche con le bombe. Ora ho l'arma a 3 colpi e anche in questa occasione, prima del boss, sparerò diciamo a vuoto per consumare i colpi, perché è molto meglio con l'arma singola. Ecco qui, facilissimo questo boss. Prima bisogna distruggere il camion, poi avvicinarsi al portellone e sparare ai nemici. Vedete, destra, sinistra, in alto. È finito anche il secondo stage. E
Ed arriviamo quindi al primo stage bonus. Qui è come, diciamo, essere al tiro al piattello. Bisogna colpire gli oggetti, sia quelli fermi che quelli in movimento. Bisogna essere il più precisi possibili e quindi alla fine ottenere un 100% di realizzazione, in modo tale che la barra di energia aumenterà, diventerà più lunga, e allo stesso tempo il gioco ti ricaricherà tutta la vita, andando ad occupare anche la parte di energia in più che ti ha dato ottenendo il 100%. Ecco, io in questo caso ho fatto il massimo, quindi vedete, prima aumenta la bar, poi la va a completare, quindi siamo pieni in questo momento, tutto full. Può succedere anche che non sei ben preciso, sbagli qualche sparo, non colpisci tutti i bersagli, però ugualmente ottieni un 100%. Andiamo al livello successivo. Qui bisogna stare attenti, ci sono vari oggetti che ti cadono dall'alto. Qui salgo questa piattaforma, mi avvicino sulla destra per far scendere tre oggetti in modo da evitarli facilmente, altrimenti se ti colpiscono possono essere letali e shottarti al primo colpo. Qui abbiamo questa nuova arma speciale che ha dei colpi potentissimi, infatti potete fare fuori nemici a volontà senza problemi. Qui ora c'è un altro oggetto speciale che, se lo raccogli, aumenta di un altro po' la barra di energia, quindi è molto utile. Qui salviamo la fanciulla, guadagniamo altra vita fondamentale. Qui ho di nuovo l'arma con tre colpi. Qui vedete, faccio sempre così, la faccio consumare. Ed ora il boss, queste due gru, una a sinistra e una a destra. Prima pensiamo a far fuori una e poi l'altra. Un po' difficile, giusto un po', perché ci sono queste bombe che ti arrivano dall'alto, facilmente evitabili comunque. E anche il terzo stage è fatto. Andiamo al quarto livello. Qui subito questa fase dobbiamo cominciare a essere più pericolose, piene di nemici, imparare bene il pattern cercando di non essere colpiti. Qui aspettiamo che scendano quelle cose e saliamo le scale. Proseguiamo. Nemici da tutte le parti e in fondo a sinistra anche il signore delle granate. Recuperiamo lo sparo speciale. Qui abbastanza complicato, ho perso un po' di energia e ovviamente cercherò di consumare meno colpi possibili. Vedete, faccio avvicinare i nemici così Robocop li colpisce con il pugno. Qui, quando siamo in queste presse, basta fare sinistra e destra velocemente con i tasti o con la levetta del joystick per liberarci da quella presa senza perdere un grammo di energia. Qui ci sono anche le casse dove ci viene ridata un po' di vita. Prendiamo l'arma speciale e durerò 14 colpi e cercherò di consumare meno colpi possibili, appunto, per arrivare al boss con questa arma che è davvero potentissima. Basteranno 2-3 colpi al boss, lo si fa fuori facilmente.
Saliamo le scale ancora. Qui aspettiamo che escono per poi ucciderli con il pugno. Qui altra fanciulla da salvare. Più avanti, mi pare. Ecco qui. Siamo a metà energia, metà vita. Qui dobbiamo stare attenti a non rompere quella cassa. Perché vedete, posizionandoci sopra di essa, abbiamo proprio la posizione perfetta per colpire il nemico, il boss finale dello stage. Che con quest'arma super, solo 3 colpi e finisce. Mentre senza quella cassa poi devi comunque saltare e sparare. Giusto un po' più difficile. Comunque è meglio non distruggerla quella cassa lì. Altro livello bonus. Qui è un po' più difficile rispetto al primo. Escono velocemente i vari oggetti da colpire, quindi devi essere molto più veloce per arrivare al 100% di realizzazione. In basso a destra il timer, i secondi che rimangono. Invece lì potete vedere i numeri di colpi che vanno a segno, in questo caso 38. Altro 100%, quindi vedete ora la barra di energia è al massimo disponibile del gioco. E inoltre, cosa molto importante, vita al massimo. Andiamo al terzultimo livello, qui cominciano a esserci altri nuovi nemici. Vedete queste cose meccaniche che ci sparano, che sono fissate sulle pareti. Oppure questi spuntoni qui. Volendo possiamo anche non distruggerli, basta prendere il tempo giusto ed evitarli con dei salti. Però volendo si possono anche far fuori, così evitate questo problema, diciamo. Meglio non averli tra i piedi. Qui una sequenza veramente impegnativa. Escono nemici dappertutto, sinistra, destra, dalle finestre, questi che volano. Comunque io ho energia al massimo, quindi anche se qualche volta mi hanno colpito posso stare tranquillo, cercando sempre di risparmiare i proiettili. Ora ne ho ancora 12. Poi c'è questo che tira le granate. Poi c'è quel cannoncino lì. Ecco, ora solo 2 colpi. Quindi questa volta non riuscirò a portarmi l'arma speciale al boss. Quindi sarà un po' più difficile, però con la tecnica giusta non ci saranno problemi. Vedete, questo spara questi colpi devastanti, basta rimanere sulla sinistra abbassandosi e poi quando indietreggia colpirlo, stando sempre attenti ai suoi colpi micidiali. Se ti colpisce ci metto un attimo a farti fuori. Ok, anche il quinto livello è fatto e andiamo al penultimo, il sesto stage. Qui sempre più impegnativo, cresce il livello di difficoltà. Ecco la nostra arma preferita, quindi ora aspetto che torni da me, che
quel nemico si avvicini a me, la colpisco e mi prendo l'arma. E ne approfitto per far fuori quelle cose che avete visto lì in alto a destra. Altrimenti, se non li distruggiamo, poi sarà più complicato passare indenni in quella zona. Meglio toglierci di mezzo le cose fastidiose. Si prosegue. Proseguiamo. Prendiamo l'ascensore. Subito spariamo in alto. Andiamo tranquilli. Questi piccoli cannoncini, volendo, si possono distruggere in 2-3 colpi con i pugni, quindi evitando di consumare i proiettili. Qui non mi prendo quello, mi prendo l'arma a 3 colpi, perché questa che ho adesso è migliore, quindi mi tengo questa qua. Andiamo avanti. Qui una bella dose di energia e abbiamo la vita di nuovo al massimo. Proseguiamo, distruggiamo l'indispensabile, diciamo, non proprio tutti i nemici, ma circa la metà, soprattutto quei cose lì in alto, quella specie di telecamere di sicurezza che sparano. Ok, siamo arrivati quasi all'ultimo piano, quindi al boss. Qui altra energia. Ecco, ora c'è il doppio boss, doppio robot. Uno che ti spara in un modo e l'altro che ti spara usando un'altra tecnica. Qui potete decidere se eliminare prima quello di sinistra o prima quello di destra. È la stessa cosa. Io mi sono occupato prima di questo qua sulla sinistra, che ha lo sparo semplice, è uguale al boss del primo stage, e questo invece è uguale al boss del livello precedente che abbiamo appena fatto. Quindi si usa la stessa tecnica di prima. Abbiamo ancora 2 minuti di tempo, quindi con tranquillità andiamo a far fuori. Ancora pochi colpi. E anche il penultimo livello lo abbiamo completato. Abbiamo tanta energia, quindi la nostra avanzata per il 1CC si fa sempre più concreta. Ed eccoci all'ultimo stage, il numero 7. L'ambientazione è la stessa di quello precedente, quindi andiamo avanti. Qui non possiamo distruggere queste barre qui di energia, quindi dobbiamo attendere il momento giusto e passare, senza dimenticarci di far fuori qui così fastidiosi lì. Ecco fatto, possiamo salire e subito spariamo in alto. Azione frenetica. Ecco qui, possiamo andare avanti. Altri nemici. C'è di tutto proprio. Aspettiamo senza andare di fretta. Qui vabbè, ho perso un po' di energia, però come potete vedere lì in alto a destra c'è una cassa piena di energia che ci aspetta. Prendiamo i colpi speciali qui a sinistra, mentre in alto c'è un altro oggetto che ci prolunga ancora di più la barra di energia, quindi proprio siamo strapieni. Sta andando tutto per il meglio. Con calma, senza fretta,
saliamo ancora, eliminiamo i nemici, quindi liberiamo la zona e poi si può continuare a salire. Dove ci aspetta un nuovo robot come ultimo boss, ma non proprio l'ultimo nemico, perché ad aspettarci sarà bensì un umano. Poi vedrete. Ancora saliamo, ancora una cassa di proiettili, giusta giusta per noi, lì altra barra. Cioè, quindi proprio il gioco in pratica ti aiuta, ti mette vari oggetti. Ok, tutto bene. Ultimi ascensori, qui c'è solo da attraversare. Uno fatto, due e tre. Ok, qui la risolviamo in fretta e andiamo al boss. Qui ho subito sparato, vedete, un colpo diagonale alto, poi salto indietro, un altro colpo, ho usato questa tecnica qua. Poi con i colpi speciali gli togliamo davvero tanta energia, e anche se lui ora qui ci sta colpendo, però avevo la barra piena, quindi mi sono permesso anche di essere impreciso. E qui arriviamo all'ultimissimo nemico, che è davvero una cavolata. Basta un colpo e via. E noi abbiamo salvato il nostro presidente. E qui, ragazzi, finisce Robocop. Ora ci sono i titoli di coda, la bella canzoncina. E quindi anche in questa occasione c'è stato il 1CC. Ovviamente prima di questa run ho giocato diverse volte a Robocop per imparare bene il pattern dei nemici, come posizionarsi in certe zone e imparare anche quindi a risparmiare più colpi possibili per i boss, in modo da farli in maniera veloce, soprattutto l'ultimo, che era il più complicato di tutti. E quindi ecco qui la fine. Questo è il punteggio finale. E ho terminato in 21 minuti, 12 secondi. Una specie di speedrun è stata. Anche se non ho fatto caso al tempo oppure allo score, l'unico mio pensiero è quello di farlo 1CC. L'episodio finisce qui. Fatemi sapere se avete mai terminato Robocop con un solo credito, o fino a dove siete arrivati, fino a che livello. E per oggi è tutto, e noi ci risentiamo al prossimo episodio.